Ultimamente ho fatto un sacco di video sui quattro con paesi comunisti ed è tempo di cambiare. Oggi giocheremo con un paese fascista, ma con un twist. Benvenuti sui quattro, giocheremo con il Manciukuo. Iron Man Mod, Historical AI Focus On. Allora, il Manciukuo cos'ha di particolare? Beh, c'è l'ultimo imperatore della dinastia Qing, Aizengyoro Puyi, quello che... c'è anche un film... L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, un imperatore fantoccio di fatto, infatti partiamo come protettorato giapponese. In game siamo considerati fascisti, ma ho detto con un twist, infatti oggi cercherò di rendere indipendente il Manciukuo e ristabilire l'impero cinese, quindi dobbiamo liberarci dai padroni nipponici. Ci sono degli achievement anche su questa roba qui, ne ho già fatti un paio, me ne manca uno, se riesco a farlo bene, se no godiamoci il video. Cominciamo col vedere i National Spirit. Ne abbiamo tre. Banditismo. I banditi rappresentano elementi repubblicani, diciamo, ostili al regime che è di fatto un fantoccio giapponese. Come si tolgono? Bisogna fare un focus e poi mano a mano che si mettono delle divisioni in ognuno di questi stati bisogna lasciarli lì per un tot di tempo, si clicca, non si devono spostare e questo sta un po' a simulare il fatto che gli uomini stanno dando la caccia ai banditi. Tolti tutto, via. Non è granché penalizzante, meno 10, meno 10, però il fatto è che finché rimane attivo questi continuano a fare i raid e sono fastidiosi. Veto del Kwantung. Tutto ci costa di più in termini di political power. È il prezzo per essere un fantoccio giapponese. E questo si toglie tramite focus. Dopo lo vediamo. E poi l'ultimo, ma quello più pesante. Meno 50 stabilità e meno 50 supporto. Infatti siamo 2% stability e 0 war support. Dovuto al fatto che non siamo visti come legittimi imperatori della Cina. Ma manco per sogno. Focus 3 invece... Non grandissimo, figlio di un'epoca in cui erano un po' più streaming city. Questo pezzo qui sulla destra, anche questo pezzo qua in basso, è comune a tutti gli altri signori della guerra cinesi. L'abbiamo già visto nel video che avevo fatto sulla Cina nazionalista. Questa roba qui è comune a tutti, ma per ora non ci interessa. Quello che ci interessa sul Manciukuo è questa roba qui. Questa parte qua sulla sinistra, che parte da Pacified Countryside, che ci permetterà di liberarci dai banditi. Ci sono tutta una serie di focus che mano a mano quelli più interessanti vi faccio vedere. E poi c'è una bella scelta. Obbedienza oppure diciamo sovversione. E noi faremo un ramo di destra fino ad arrivare poi a guerra di indipendenza. Qua si rimane obbedienti, eh? Cosa che non faremo oggi. Iniziamo con Pacify the Countryside. Abbiamo i nostri bei due slot di ricerca. Ma perché sempre due slot vado a scegliere questi paesi? Ma su cosa punteremo? Quali sono i nostri punti forza? Abbiamo dei punti forza? Prima c'è da porsi questa domanda. Io direi di sì, in realtà. Non è l'industria. Abbiamo due civili, di cui una occupata. Abbiamo una militare. Amme coglioni. Forse una cosa non ci mancherà. La manpower. Infatti, solo la Manciuria sono 34 milioni. Più o meno la popolazione italiana, eh? L'Italia mi pare parta con 40. Quindi diciamo che la manpower, ecco, quello è un vantaggio che non dobbiamo buttare via. Non basta da sola, ma tant'è. Iniziamo con 9 divisioni. Per ora tanto queste le spostiamo a destra e a sinistra per avere a che fare con i banditi. Ho lasciato i focus storici, possiamo cominciare, perché così sappiamo cosa può succedere. Fatto di essere tra l'altro un protettorato giapponese vuol dire che gli stiamo dando le industrie. Inoltre i giapponesi costa meno utilizzare le risorse in scambio con noi. Ok, Pacify the Countryside fatto, cominciamo. Io inizierei ad andare subito giù di qua. Partiamo con Trade Delegation, un bonus industriale. Qui c'è solo una cosa da dire in realtà importante. Questo spirit, questo focus qui richiede di essere in pace col Giappone, quindi tenderei a farlo prima di iniziare la guerra di indipendenza. Sono comunque due civili e un po' di population che altrimenti si butterebbero via. Gli altri non hanno requisiti particolari. Mentre iniziamo a pacificare i banditi qua sopra. 180 giorni. Pum. Però se io addestro altre 3 divisioni, ne ho 12, così posso fare 2 regioni alla volta. Mi sembra un'ottima idea. Addestra quante più divisioni si può. Tanto sono piccine queste qui, sono piccine. Per fortuna non abbiamo malus alla ricerca, almeno. Ah, immagino che non sappiamo neanche cosa sia un treno, vero?
per la miseria. Mannaggia me, te ne sono accorto perché vedevo qui zero logistical fulfillment. Needed train 3, so stockpile 0. Prossimo focus, facciamo assertiveness. Questo cambia il nostro rango di puppet, ci porta su di uno. Diventiamo imperial subject. Il primo political power mi prendo l'industrial concern, che non è toccato da questa, da questo spirit qui che aumenta il costo, sempre 150, mentre gli advisor vedete che costano di più. E poi dopodiché faccio improve worker condition, aumentiamo la stability. Tanto avere consumer goods, non facciamo niente, va bene così. Ecco, questo è un esempio di quello che fanno i banditi. Hanno danneggiato una fabbrica civile, non che ne abbiamo chissà quante, però vabbè. Fatto già il fatto di essere avanzati di rango, imperial subject, diamo molte meno fabbriche al Giappone. Qua sempre poco, però abbiamo un'altra militare, dai. Richiediamo poi il controllo della ferrovia. Questo è un focus che è stato fatto prima che introducessero i treni. Infatti, anziché migliorare le ferrovie, migliora le infrastrutture. Ma vabbè. Dopo il focus sulla richiesta delle ferrovie, c'è una bella decisione da fare. Questa ci dà stability e 5 equal people ci dà war support. Ma attenzione, ci sono dei focus collegati. Quelli di sinistra danno 4 unità di fanteria più forti, 7 battaglioni fanteria, 2 artiglierie e ben 4 industrie militari. I focus di destra danno 7 unità, sì, ma con solo 3 battaglioni di fanteria e questo 5 people armies, un recruitable population 2%. Oltre che political power migliora un pochino la legittimità e attacco e difesa sul territorio core. Questi di destra non sono male, ma secondo me il 2% recruitable population non ci serve. Preferisco avere le 4 militari. Poi, non è finita qui, questo focus di prima ci ha sbloccato la decisione di Vert Machine Tooling, mentre quello delle armi ci darà Create Underground Workshop. La prima decisione ci fa spawnare, dopo 90 giorni, una civile. Perché? Perché in pratica dice, ora che controlliamo la ferrovia, possiamo, come dire, senza che i giapponesi se ne accorgano, prendere in prestito degli strumenti, creare le nostre industrie e far figurare che c'è stato un errore nella burocrazia, ma si sarà perso nelle campagne della Manciuria al treno, no? Per togliere i banditi, comunque, ci sono altri due modi. C'è un modo più diretto, ovvero istantaneamente si spende military equipment e manpower e si scacciano i banditi, oppure si possono anche reclutare, creando delle unità, ma non penso che ne avrò bisogno e soprattutto voglio poi questo qui. Invitiamo i Japanese Settler. Giappone adesso dichiarerà guerra al fronte unito cinese. Questo è un film che abbiamo già visto. Il Giappone dichiara guerra e noi non entriamo in guerra. E no che non entro in guerra. Ecco il cavolo. Qui stiamo facendo una cosa che non avrebbe senso. E non avrebbe senso che noi possiamo dire no al Giappone che non entriamo in guerra. Verrebbero qua, minaccerebbero Puyi, lo deporrebbero e lo farebbero con la forza, che nel gioco chiaramente si può fare. Tanto 10 civili e 4 militari, mentre con le decisioni della guerra d'indipendenza, ogni volta che si prepara a assaltare un deposito munizioni e armi giapponesi, aumenta praticamente quello che si recupera quando si potrà fare poi execute the plan swiftly, veloci, per l'imperatore. Ovvero, dobbiamo essere in guerra, dobbiamo aver fatto Independence War. Quando clicchiamo qui, facciamo un raid su questi depositi, ci cucchiamo 10.000 fucili, anzi 20.000 fucili perché l'ho fatto già due volte, e i giapponesi si beccano un malus per 60 giorni, una sorta di tipo, oh, ci stanno rubando le munizioni! Dovrebbero riuscire a sbarcare, penso per loro. Una volta che sono avanzati un pochino, farò poi la dichiarazione di guerra, mi piglio subito la Corea, poi avanzo in Cina o vedo quello che si può fare in Cina. E man mano che sto preparando il piano contro i giapponesi, quale equipaggiamento da rubacchiare aumenta, Credo che però i giapponesi come fanno a non passare a Pechino? Dai, sì! Siamo nel 38, facciamo addestrare le nostre forze, non importa se mancano fucili, tanto una volta avviato il piano li recuperiamo e alla grande. Come dottrina mi giocherei una Great Battle Plan, perché poi il Giappone lo voglio invadere. L'achievement a cui punto è questo qua. The Dragon Swallowed the Sun, il drago che ha ingoiato il sole, il dragone cinese e il sole giapponese. Avevo già fatto una run con Ching prima di iniziare a registrare, quando ancora non avevo il canale. Avevo fatto tutto, avevo rifatto l'impero, avevo preso tutto il Giappone, tranne, mi pare, per Sakhalin,
o forse era il Kyushu che se l'erano presi i sovietici o gli americani, e niente achievement. Quindi c'è da raccontare anche quello. Qua il Giappone comunque non avanza. Mi volete dire che senza il Manciukuo non ce la fanno? Ma non ci posso credere. Cioè, non hanno neanche tentato lo sbarco? Vabbè, faccio l'ultimo focus di questi e poi faccio la guerra di indipendenza a questo punto. Siamo nel 39. Oh, forse sono sbarcati. No, ma che fail. Aisingyoro Puyi prenderà il tratto simbolo di nazionalismo. Abilità attacco difesa sul territorio core. E lasciamo ovviamente la sfera di prosperità asiatica. E non essendo in guerra, possiamo poi attaccare in un secondo momento gli altri cinesi con i focus che dopo andremo a vedere. Eccola qua! Guerra di indipendenza per noi! Rallentiamo, eseguiamo il piano, istantaneamente ci becchiamo tutta sta roba, ploink, propaganda per il war support che è basso, vediamo se riusciamo ad assicurarci Tianjin. No, questo porto qui non è Tianjin, Tianjin è qui in basso. Innanzitutto questo. Voi muovetevi in Corea. Mentre come focus faccio Imperial Divinity e poi dopo Reclaim the Empire. Vai. Prendiamo Dalian subito. Vai così. Voi vi state muovendo, bravissimi. Voi, uno li attacca, questo accerchiatelo. Qua tutti i cinesi vogliono patto di non aggressione. No, 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 no. Il continente non ci sono più giapponesi. Voi avanzate su Fusan. Queste 8 divisioni di guardia imperiale, che sono quelle che devono pushare seriamente, li mettiamo qua giusto in caso che arrivino rinforzi dal Giappone. Il Giappone ha rinforzato la Corea, ma con poche divisioni. Sono troppo poche, anche perché quante divisioni ha il Giappone? Cioè, cosa hanno fatto in Cina? Niente. Questo è un problema, perché si sarebbero dovuti logorare di più. Per arrivare in Giappone comunque c'è un unico modo. La marina è fuori questione. Non avremmo, ci vuole troppo tempo. L'unico modo è fare superiorità aerea e farlo con i paracadutisti e incrociare le dita. Col focus Reclaim the Empire la cosa buona è che rende core tutte le province della Cina, cosa che prima non erano, e attenzione, a inizio partita non erano core, quindi tutti gli eventuali modificatori tipo più 5, più 10, bonus, defense o attacco sul territorio core adesso valgono su tutta la Cina. Dopo Reclaim the Empire faccio prima l'università imperiale, ci dà un altro slot ricerca, ne ho estremo bisogno visto che devo ricercare l'aviazione e tutte cose. Con due è un po' difficile. Poi abbiamo una scelta, un'altra scelta. Assert our authority oppure offer vassalization. Con la prima guadagniamo un war goal contro tutti i cinesi. Con questa possiamo chiedere se qualcuno vuole diventare nostro vassallo. Lo faremo diventare puppet e poi lo possiamo integrare in un secondo tempo. Io tenterei la seconda strada, quella di richiesta di puppet. Se va bene, va bene. Se va male, basta fare tasto destro, justify, abbiamo i core. 10 giorni e possiamo attaccare i cinesi. Ma se vuole mettere le navi nei nostri porti, io glielo lascio. Glielo lascio fare. Vediamo che succede con le navi tedesche e italiane che possono venire qui in Asia. Non ne ho idea. Cade Parigi nel 40, incredibile. Febbraio, siamo un po' in anticipo, ma risultato più storico del normale. E l'Italia non ha ancora perso tutta la Libia. Ricompenso in Etiopia non va bene. Vediamo se qualcuno comunque decide di diventare nostro vassallo. Alla fine abbiamo solo meno 20, meno 20. E di legittimità. Siamo partiti con meno 50, meno 50. Ma Bufang rifiuta. Li Zongren accetta. Long Yung rifiuta. Shen Jikai rifiuta. Yan accetta. Quindi abbiamo due protettorati imperiali. Lo Shaanxi e il Guangxi. Questo qua sotto. E questo qua. Perfetto. Su tutti gli altri abbiamo il war goal. Di fatto, essendo in fazione, io posso fare declare puppet, così, in guerra contro la Cina. Perfetto. Facciamo vedere i giapponesi come si spinge. Potrei entrare nell'asse? Non ci credo. È un sogno? No, assolutamente no. Giapponesi? Così si fa. Casellina per casellina, con le divisioncine e spingine. Giappone-Cina pace bianca. Attenzione! Nel frattempo sto producendo aerei da trasporto, mi porto avanti, e ricercando ovviamente i caccia. Arrivo, mi fermo questi, ai caccia del 40. Sulla dottrina di terra vado su Infiltration, Great Battle Plan, ramo di destra, quello dell'infiltrazione, fanteria, e poi con i punti aerei, paratrooper. L'Italia ci manda supporto militare. Questa è una cosa che non ho mai visto. L'Italia che aiuta i Qing. Grazie Italia! Ho realizzato solo adesso, in effetti, che avendo lo Shaanxi come mio puppet, se io li taglio qui, tutti questi sono insaccati. E già.
Ma che ci siamo? Sono andato ancora più in giù. Così di intrappolarne il più alto numero possibile. Voi dell'armata verde, tenetemi questi. Benissimo! Sono 64 divisioni. 64. È vero che siano cinesi come noi. Però 64 vorrà pur dire qualcosa anche contro di loro, no? Controlliamo gli sbarchi. Sentivo che c'era qualcosa che stava andando male. Sono sbarcati i giapponesi, non me ne sono accorto. Don't panic. Dobbiamo solo tamponare. Non sono poi così tanti, non sono poi così tanti. Bene, 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 bene. Siamo arrivati al 15 maggio 41, la situazione è rosea, una avanzata lenta ma stabile. Solito consiglio anche qui, prendersela con calma, abbassare la velocità, fare le cose benino. Questo fronte qui l'ho lasciato, l'ho proprio mollato, nel senso ci ho lasciato una divisione per casella. Loro hanno tutte le divisioni restanti, non sono riuscito ad ammazzarle, sono troppe anche perché in montagna. Non importa, qua non ci sono punti vittoria, hanno tutte quelle decine di divisioni intrappolate lì che non fanno niente. Così sono potuto avanzare nella Cina meridionale. Sono arrivati i sovietici, gli stanno dando una mano. Il Giappone l'ho tenuto qua, ma per ora voglio far capitolare la Cina. Così pappata lei, pappiamo tutto. Il Giappone però ha dichiarato guerra alle Indie orientali olandesi. Vuol dire che tra un po' entreranno in guerra anche gli alleati contro il Giappone. Devo sperare di non fargli fare troppo war score. Ecco. Ok, siamo co-belligeranti degli alleati. Bene. Il mio unico pensiero era in caso andassimo in guerra contro gli alleati. Non lo volevo. Si sa mai, visto che il gioco ci considera fascisti. Va bene. No, nessun accesso militare agli alleati. Assolutamente no, perché poi va a finire che fanno punti qua. Ah, occhio, che per fare comunque l'achievement di mangiarsi il Giappone non bisogna stare in fazione. Correndo su Chongqing, vediamo se basta. Ne dubito, perché la Cina richiede il 5% dei punti vittoria rimanenti per essere capitolata. Quasi, quasi. Chengdu, forse Chengdu. Eccolo qui il fronte unito cinese che si spezza. Allora, ci prendiamo tutto noi, Giappone, se non ti dispiace. You're welcome, Japan. Ora, è tempo di girarci. Ridurre la produzione di fucili e aumentare esponenzialmente quella di caccia. Muoviamo la capitale a Pechino, così riduciamo ancora la bassa legittimità, anche se ormai praticamente ci siamo. Da che facciamo la saccona giapponese, anche se non hanno poi così tante truppe qui, Però la facciamo lo stesso, così, vai così. Qui gli alleati continuano a chiedermi l'accesso militare, no, non glielo concederò mai. Cade Kiev nel frattempo, vediamo un po' come sta andando la guerra in Europa. Allora, l'Italia ha perso il Nord Africa, ma non è stata invasa, già molto meglio della mia partita col Messico. L'asse sta invadendo l'Unione Sovietica, è già caduta Leningrado, ma perché quando gioco io con l'asse alleato così devo fare fatica? Vabbè. Per il resto tutto regolare. L'Etiopia si è ripresa l'Etiopia. Ultime sacche di resistenza in Manciuria e nel sud della Corea. Ora, prossimo step. Base aerea al massimo in Corea e dobbiamo cercare di ottenere la superiorità aerea sul Giappone. Ogni tanto sbarcano i giapponesi, ma meglio, così perdono divisioni. Perché se tanto non prendono i porti, più divisioni perdono qui con gli sbarchi, meno ne ho a casa da combattere. A casa loro, intendo.
Tac, visto la potenza dei paracadutisti? Adesso trasportiamo le nostre armate in Giappone. Siamo nel 42. Qui continuiamo. Avranno truppe, penso, in tutta l'Asia meridionale. Sì, perché stanno invadendo le Dutch East Indies. Qua il Siam l'abbiamo spinto noi. Ah, Osaka e Kyoto li difendete però, Bravi. Adesso devo solo sperare di avere abbastanza punti, ma penso proprio di sì. Ho controllato una cosa sulla wiki. Infatti dice, per ottenere l'achievement dobbiamo annettere tutto il territorio. Quindi se c'è un puppet da qualche parte, non funziona. Un modo è fare un puppet preventivo e annettere tutto il resto in modo che non lo facciano gli alleati o i sovietici. I sovietici non dovrebbero entrare, anzi stanno perdendo la guerra. Però col sistema delle paci che hanno rimaneggiato non so se funziona questa strategia qui che dice la wiki, Tokyo occupata, manca poco. Ok, e abbiamo fatto capitolare il Giappone. Mi spaventa il fatto che il Regno Unito ha comunque 193 punti. Fare puppet Giappone non costa così tanto. Quasi ci siamo, quasi quasi lo faccio puppet e poi lo annetto in un secondo momento. Ok, ho fatto puppet il Giappone, annesso tutto il resto, non ci sono territori liberi, il Regno Unito non si è beccato niente. Vediamo se l'achievement va. Manchu Japan. Adesso dobbiamo solo annetterlo. Prendiamo il focus, suppress subject, costruiamo un po' di, non lo so, infrastrutture in Giappone e quando arriva qui, sulla crocetta, dovremo poterlo annettere e completare la nostra avventura. Perché piano piano si va giù, un po' di land lease, più che altro master building, un po' questo qui. Certo che comunque Manchu Japan non si può proprio vedere. Protettorato imperiale. Siamo alla situazione opposta rispetto alla partenza. Cioè si sta ribaltando la situazione. Perfetto. 14 settembre 1943. Adesso scoprirò se con questo pulsantino e con l'annessione del Giappone funziona questa tattica e prenderò l'achievement o meno. Rallentiamo la velocità e via. Yes! Funziona! Funziona, ragazzi! Funziona! Se vi trovate in una situazione analoga, puppet, che costa meno, almeno nel mio caso costava meno, puppet e poi annessione secondaria. Mi annetto sti due perché il Qing China fatto così mi fa un po' schifo. Quell'ultimo lo annettiamo e... ta-da! Oh! In Oriente c'è solo un imperatore. L'ultimo imperatore... in questo caso no, non è l'ultimo imperatore della Cina. È l'imperatore Qing, che corona il suo sogno, è diventato anche imperatore dell'impero del Sol Levante. C'è solo un impero qua, l'impero cinese, l'impero del drago. Che dire, ragazzi, provatela, non è poi così complessa, bisogna andare piano. Bisogna andare piano, con calma, non farsi prendere dal panico. Quando erano sbarcati qui poteva essere un disastro, ma avete visto, calma e sangue freddo, tutto si fa. Con l'aviazione si vince anche senza marina. Gli achievement relativi ai Qing sono rispettivamente Hail to the Qing, con i Manchu Kuo ripristinare la dinastia Qing, ovvero fare questo focus qui, Claim the Mandate of Heaven. Oh, ora che ci penso, non l'ho fatto, tanto che chiacchiero lo facciamo. Dopodiché, altro achievement che c'era da fare con questi qua, The Good, the Bad and the Weird, il buono, il brutto e il cattivo, qui diventano il buono, il cattivo e lo strambo, ovvero avere il massimo livello di infrastrutture nel Manchu Kuo e generare almeno 15 unità di petrolio, l'avevo già fatto un'altra volta, e l'ultimo è quello sopra, The Dragon Swallowed the Sun, il drago che ha inghiottito il sole. Adesso aspettiamo la fine del focus, ripristinare il mandato del cielo,
The Mandate of Heaven, quello che c'è anche su Europa Universalis 4, di fatto c'è, è giusto, lui è il figlio del cielo, noi lo ripristiniamo, abbiamo la legittimità, ci toglie alla fine, pensate quanta roba bisogna conquistare comunque per togliere questo low legitimacy, che vabbè a questo punto è solo -10, infatti abbiamo 199 con tutti gli altri bonus, ma tant'è, è un po' una cosa simbolica se vogliamo dire. E a questo punto dovrebbe cambiare la bandiera, sì, dovrebbe cambiare la bandiera, chissà, forse anche il colore, o mi ricordo male, qua vabbè le tecnologie stanno finendo, non importano più, ormai siamo leader tecnologici in Asia, tra un po' fonderemo la Nintendo o una succursale diversa. Eccolo qua, eccolo qui, Xuantong, l'abbiamo fatto, Chinese Empire, oh che bello, e con questa reclamazione noi ci salutiamo, spero di vi siate divertiti, alla prossima, ciao a tutti! Manca il Tibet? Nah, free Tibet.